Vediamo qui il match tra Giacomo Pala, eccolo qui Giacomo Pala del Clan in Italica di Pavia. Durante la serata era praticamente l'idolo della serata, perché è un personaggio... Una teta di casa. Sì, sì, una teta di casa. Contro Marco Garatti del Ligorio Top Team di Torino. Marco Garatti è un buon atleta, un atleta completo che viene da una vittoria... scusatemi, viene da una sconfitta. Ha combattuto contro Adrian Croitoru al BJ Tournament. Sempre del Clan Italia, quindi una sfida tra Clan Italia e Ligorio Top Team di nuovo. Sembra ci sia una disputa tra queste due squadre. Fisicamente Garatti sembra molto più alto di... Sì, sì, è molto attenzione, più alto. Attenzione, Pala, due ginocchiate, sì. Ma dopo la seconda ginocchiata Garatti sfrutta appunto diciamo la postura non eccellente. Ecco, subito sono partiti a bomba, come si suol dire. Sì, sì. Da notare come Pala stia difendendo tra virgolette la posizione più svantaggiata in questa fase tramite comitate da sotto, che è una brutta posizione sì, è brutta la posizione di Pala, però le comitate dalla posizione in cui è lui fanno molto male e soprattutto tagliano. Eh sì, infatti vediamo che già ha un taglio sul sopracciglio, l'arcata sopracciglio, no Pala. Si vede già del sangue. Eh sì, addirittura è già gonfio. Quello è un primo scambio, evidentemente. Forse una testata accidentale nelle fasi a terra, che in queste fasi è appunto molto difficile evitare un colpo accidentale come può essere una testata. Adesso sta cercando di difendere come può. Il grand pound. Sì, Garatti mette peso e ha portato la testa alla gabbia Pala, e una posizione in cui Pala in questo momento è molto in difficoltà. Comunque Pala è un atleta molto duro, cioè non è un atleta che molla facilmente. No, tiene la guardia a sé, sta tenendo le braccia per evitare che appunto Garatti scarichi il grand pound. Sì. Gomitata corta di Garatti sull'occhio già segnato di Pala. Ancora Garatti gomitata colpisce, destro su quell'occhio, evidentemente Pala è Garatti cerca di disturbare, vedi, con continui colpi. Ecco Garatti che ancora cerca di disturbare Pala per fargli togliere le mani e colpirlo al volto. Per scaricare meglio, sta sicuramente gomitata. Gomito. Sono molto pesanti queste gomite. Colpi molto pesanti che potrebbero appunto portare a un'interruzione a breve se Pala non dovesse reagire prontamente. Ma come ti dicevo Andrea, Pala è un osso duro. Attenzione, riesce a guadagnare un piccolo spazio e anche un po' di tempo per respirare, perché il grand pound comincia ad essere sempre più consistente. Pala sta cercando di liberarsi da Garatti, vedi, infatti mette i piedi sul bacino per cercare di spingerlo via. Dovrebbe fondamentalmente togliere la testa dalla rete, dovrebbe allontanarsi dalla rete il più possibile. Non è un punto in cui lui è incastrato tra il corpo di Garatti che mette peso e la rete. Garatti sta mettendo una pressione non indifferente da lì su. Sì, non solo fisica tramite la postura, ma anche di colpi. Cioè, si vede. Porta continuamente colpi. Sì, corpo che al viso, alterna molto bene. Lo blocca. Pala sta cercando di uscire come può. Sì. Garatti lo segue, non lo incalza in continuazione, fisicamente gli è addosso letteralmente. Vediamo che ancora continua Garatti con dei colpi di disturbo e poi scarica. Ancora questi gomiti pericolosissimi da parte e anche molto efficaci Garatti. Perché il viso di Pala comincia a essere molto segnato. Pala queste fasi di grand pound, Garatti queste fasi di grand pound le sta gestendo alla grande. Alla grande, sta dentro la guardia dell'avversario. Non lascia spazio e gomiti. Esatto, gomiti. Non teme di essere sottomesso in nessuna maniera. No. Ogni volta che Pala tenta di afferrare un polso per ma immaginiamo anche che Pala via... ha già preso tanti colpi, molti colpi al volto. Essere ovviamente molto meno lucido. Molto stanco. Ecco. Ancora grand pound, continua. Pala riesce a guadagnare un minimo di spazio. Sì. Garatti rientra nella guardia. Ci si è letteralmente tuffato dentro. Ancora colpo.
Quindi quando teoricamente l'arbitro potrebbe quasi interrompere, dire a Pala o reagisce o interrompe, reagisce o interrompe, sì. Pala reagisce. Quindi, tra virgolette, ma comunque è ancora molto lucido e reattivo. Se, sì, se però, vediamo. Però io sarei stato lì. Lì per interrompere. No, no. Avrei detto a Pala o reagisci, certo, o fai qualcosa o interrompo, e in quell'istante in cui Pala io avrei reagisce. Detto questo, Pala reagisce, quindi Pala forse necessita di un tot di tempo, sì, sì, anche per reagire, per preparare anche una difesa. Ecco che ancora Garatti scarica colpi, diciamo una fase un po' più statica questa, sì, in sì, cui sì. Pala cerca di tenerlo per prendere un attimo di fiato. Garatti ha cercato di esatto, di sganciarsi in sì, qualche ma modo. Più che altro di colpire con la spalla, avendo il braccio bloccato, di colpire con la spalla. Fine del round, vede decisamente in vantaggio Garatti. Marco Garatti, sì, 10-8 tranquillamente, sì, sì, sì. Netta supremazia, ecco. Proprio colpi durissimi, sì, sì. Sono entrate delle gomitate veramente pesanti. Adesso non so se l'occhio sia stato gonfiato da una testata accidentale o ecco, da, di nuovo una, ripartono, da un colpo qualsiasi, ma e va di nuovo a terra Pala. Pala non riesce a non è riuscito a difendere no. Lo shoot praticamente ha facilitato anzi l'essere portato a terra tirando il calcio, credo, mi sembra, sì, sì, sì. E subito è finito a terra. Ecco Garatti che ricomincia il suo lavoro di martellamento continuo ai danni di Pala. Il suo scopo del match è proprio quello, portare sì. a terra e gestire il match da dentro la guardia in grand and pound. Io credo che a questo punto Garatti voglia tentare di chiudere il match per grand and pound, per stop sì. dell'arbitro, sì, sì, sicuramente. Però a questo punto Pala non può cercare soltanto di sopravvivere e arrivare no, alla fine no, del no, infatti del dovrà round. Far qualcosa, dovrà inventarsi qualcosa sicuramente. Raspare, perché da questa situazione scacciare via per cercare può di... soltanto che prendere colpi. Sì. Ecco Garatti che continua con la sua tecnica corpo, di corpo, disturbo. Corpo. Sembra, sono piccoli colpi, sembrano piccoli, ma oltre a spezzare il fiato fanno anche male. Fanno male sì, anche perché ricordiamo che combattono con dei guantini da 4 once. E per i praticanti che lo sanno bene... Servono solo per evitare i tagli. Servono solo per evitare i tagli praticamente, anche perché... Lo spessore è ecco ancora Garatti che scarica. Grandissimo grand and pound, anche proprio lì è la scelta di tempo. La sì, presenza sì. fisica di Garatti su Pala è impressionante. Appena Pala mi sembra un po' Uriah Faber nel World Extreme Cage Fighting quando caricava i colpi di ground and pound, stando attaccato all'avversario e scaricando poi in un momento 6-7 sì. colpi di continuo. Sì, sì, sì. Certo, Garatti è un po' più grande di Uriah Faber. Un po' tanto. Sì. Anche se secondo me fuori match pesano nella stessa maniera. Eh sì, è probabile, non so perché. Ecco, ancora... Io credo Garatti lo vedo molto più natural, diciamo, rispetto sì, a... di Uriah. Ho questa vaga sensazione, ecco. Ma Garatti è instancabile. Sì, sì, Garatti sta colpendo come una furia. Si prende delle piccole pause e poi riprende. Corpo, testa. Pala sta incassando in una maniera incredibile. Sta incassando. È ancora stesso... reattivo. Esatto, è sì, reattivo. Sì. E questo è quello che non permetterebbe di interrompere. Perché, perché comunque c'è... Pone una Pala difesa c'è. Viva e reattiva. Ecco ancora... Pala cerca di togliere Garatti da quella posizione, ma non ci riesce. Garatti sta attaccato come la carta moschicida. Questo è uno di quei casi, al contrario di Clay Guida contro Anthony Pettis, in cui chi ha portato a terra è attivo. Eh sì. Mentre Guida porta a terra, o anche Dalloway con ecco, Miller. Guarda Andrea Garatti, ecco Pala ancora. Pala è riuscito a far alzare sì, un po' sì. di Garatti, quindi sta respirando in questo momento. Probabilmente è riuscito a colpirlo, a disturbarlo in qualche modo, perché... ma ha permesso, non è riuscito a rialzarsi in piedi. Ecco, e guarda, gomitate pound di gomito potentissime di Garatti. Sì, sì. Con Garatti che colpisce al fegato. Garatti Pala continuamente. Instancabile, sì. È rientrato dentro quella guardia in modo velocissimo e senza alcuna resistenza. E pensate che l'ultimo match tra Garatti e Kroitoru, Garatti stava nella posizione di Pala. Subiva le potentissime gomitate di Kroitoru
Adesso si sta rifacendo in questo Sì, match. evidentemente c'è Questa questa tradizione. tradizione, più che altro questo dualismo Ecco, tra Cani Gratti d'America. sta colpendo al fegato con il gomito addirittura. Ecco, adesso continua con dei ganci. Colpisce, colpisce. Diciamo palla grandissimo cuore, ma forse sarebbe stato un momento per l'arbitro di intervenire o comunque cominciare a sollecitare palla a un'azione un Ha po' una più. reazione più Sì. consistente, sì. Che sta soltanto difendendo. Ora sta difendendo Ecco, anche anche malamente altre perché gomitate. i Abbiamo perso colpi, il conto delle gomitate i colpi, di dice, i Gratti. colpi ricevuti cominciano a essere veramente, veramente, veramente tanti. Impressionante. Gratti, un cecchino nel ground and pound, infaticabile. Ogni colpo di Gratti va a segno. Pala cerca Eh sì, di mettere le braccia, cerca di quasi chirurgico nelle allontanare. gomitate. Sì. Molto più preciso nelle gomitate quasi che negli hammerfist o nei pugni semplici. Eh Le sì. gomitate ogni volta che le mette Qui si vede entrano. anche, comunque anche Gratti è stanco, un po' stanco perché comincia con dei colpi più rarefatti. Dopo Sì, due eccoli. riprese, Di nuovo in eccoli. piedi, Pala. È finito il match, è finito il round, scusate. Dopo due riprese in cui stai dentro la guardia dell'avversario Eh sì. Sei senza proprio un tregua, eroe. diciamo lo incalzi con gomiti, pugni di ogni genere specie e lui non molla. Terzo Eccoci al round terzo round. di una Pala vera battaglia. ancora. Pala Sì, sta è carico. reagendo, Pala è è carico. carico. Evidentemente le due riprese Gratti le ha accusate, le ha E lodifiate. anzi, sta scaricando Pala. Pala, gran cuore. Sì. Vediamo Ecco di se. nuovo, se chi riuscirà a proiettare l'altro. Garatti entra con una ginocchiata potentissima. Ma Pala, ecco, Pala porta a Pala terra proietta. Gratti. Attenzione, attenzione. Forse la La preparazione vendetta di atletica. Pala. Preparazione atletica, questa è tutta preparazione Sì. atletica. Ha un gran cuore, Pala è molto preparata Gratti praticamente. ha finito tutte le energie nel suo Eh sì. corpo Ne e Pala sta ha dominato con due rifacendosi. round Sì. di Ground and Pound, insomma, anche Discorso è quello è che molto faticoso. Pala adesso per vincere deve chiudere il match, Sì, però perché dovrebbe chiuderlo per KO. ha perso i primi due round 18-18. Comunque Pala sta portando dei colpi potentissimi, ha già segnato nuovamente Garatti alla Attenzione, bocca, al labbro superiore. Garatti sta difendendo, ha anche vagamente tentato una Sì. Gli sottomissione. atleti sono stanchi, eh. Moltissimo. Pala non si dà per vinto. Tutto E ritenta. cuore Sì, Pala. sì, sì. Ecco. Si è tuffato, tenta una ghigliottina. Tenta di andare a schiena, ma secondo me è troppo stanco per farlo. Sta controllando. Adesso sono appunto in queste fasi Garatti gli ha bloccato la gamba. di Gratti. Sì, perché Gratti vuole proiettare in Sì. single leg. Pala lo colpisce per cercare di disturbare, ma Garatti cerca di proiettarlo E e ci secondo me ci riesce. riesce pure, ecco qua. Ecco, Vediamo Ligorio concitato match è quasi all'angolo. finito. Perché se ritornano così Sì. alti, In si fa tutto il resto del round sotto Pala questa adesso maniera. perché Gratti è esausto, non riesce nemmeno a mettere un colpo dal ground and pound, è Sono completamente, stanchissimi completamente entrambi. esausto. Stanno facendo 15 minuti senza tregua comunque. Sì, cioè dire un'ora a Pala che Sì. nonostante la punizione ricevuta sta decisamente, decisamente, decisamente ha portato una reazione attiva nelle prime fasi del terzo round e ora non ha comunque ancora mollato, cioè è lì che tiene. Sì, non molla, non molla e reagisce. Ma Pala comunque è abituato a scontrarsi con avversari duri, ha combattuto vincendo l'ultimo match prima di questo in UVC 19 in Inghilterra. Anche se ha un record negativo, tutti i match di Pala sono comunque stati match abbastanza spettacolari e pieni di colpi. Ecco, sta subendo a un occhio veramente ridotto male Pala, eh. Però appunto come ti spiegavo prima, fin quando la visione dell'atleta non è diciamo messa in pericolo, quindi di Eh conseguenza sì, anche la sua capacità di di difendersi vedere i e colpi, reagire. non c'è stop medico in questo caso, nel senso l'arbitro io non chiamerei il Certo. medico se tra un round e l'altro fossi andato a controllare Certo che che tutto l'atleta era a sia posto. ancora capace di vedere. Garatti continua con la Gratti sua opera. E puntella, postura scarica, e scarica al palla. fegato. Sì.
lavoro certosino, quello sì. di Caratti, ovviamente come ritmo è calato rispetto al primo certo. ai primi due beh, round. È chiaro, sono passati quasi 15 minuti. Però continua a fegato e gomito in faccia. Mentre degli Hammerfist poco efficaci, però palla li sente quanto quelli del primo round, suppongo, adesso, perché tra il viso segnato, la stanchezza. Certo, non molla, tenta, vedi, lo spinge tenta via. Di uscire. Sì, sì. Sta cercando di mettersi tenta di uscire. Per spingerlo via, non riesce nemmeno però a tirarsi su tramite la gabbia. Pala no. è vera, Pala anche ha finito le energie, ci prova con tutto quello che sta rimanendo, soprattutto a evitare una punizione peggiore o di essere sconfitto. Un punishment sì, molto duro. Caratti continua a dominare il match. Vediamo comunque che Pala è molto reattivo da sotto, comunque colpisce, continua a colpire Caratti cercando in qualche modo di toglierlo da lì. Fa onore questa cosa a Pala, perché è il terzo round sì. e comunque continua a colpire. Entrambi sono Garatti colpisce quello che trova ormai. Sì. Garatti mette Hammerfist ovunque sì. Vediamo Tony Ligorio dietro dall'angolo che incita il suo atleta. Gomitate potentissime, guarda. Match finito. Due eroi, esatto. 15 vediamo minuti. Il volto segnatissimo di entrambi. Garatti stanchissimo, sfinito, esausto. Evidentemente quei colpi ricevuti da Brandon Pound nello scambio all'inizio del terzo round. Pala ha messo dentro, ecco, esatto, vedi, questi lì, colpi esatto, sono molto... sì. Vediamo entrambi gli atleti, due eroi. Garatti vince. Ha vinto nettamente le prime due riprese, ha vinto la terza per 19. Sì. Però onore a Pala. Sì. Grandissima resistenza. È stato sicuramente un... Qui vediamo le fasi di Grand Pound che hanno determinato appunto l'incontro.